di qualche giorno fa, quindi è una questione di ore, è stato nominato il nuovo direttore generale del club biancorosso di Caltagirone, presieduto dal presidente Maurizio Giaquinta. Stasera, l'ho detto in premessa, chiedo venia al mio amico Gianni Amato, che solitamente si occupa di sport, quindi era più giusto che si occupasse anche lui di questo, di questa pagina, certamente nuova generazionalmente. Però ahimè, dai, siccome io tutto sommato ho condotto i programmi sportivi di questa televisione per tantissimi anni, sono stato vicino alla squadra del Caltagirone, credo che un anno addirittura sono stato presidente onorario in un anno importante pure quello, voglio dire, la storia del Caltagirone, diciamo, dagli anni dagli ultimi agire del signor Bizzini e del Cavaliere Russo, ecco, li abbiamo seguiti sempre come TVR Xeno, quindi tutto l'avvento di Ernesto Alberghina, quindi Rocco Testa, Enzo Iudica, Giacomo Piccione, Enzo Vicino, Silva, ecco, voglio dire, l'abbiamo seguito un po' tutte, quindi Enzo Iudica l'ho citato, no? Certo. Quindi abbiamo seguito Aldo Sinatra, naturalmente, Franco Delizia, naturalmente, ecco, per approdare a questa gestione oggi. Quest'anno non è stato un anno felice, c'è stata anche una retrocessione e questo chiaramente pesa non poco. Allora, è stato nominato il nuovo direttore generale, una figura insospettabile, diciamo, ecco, io in premessa dicevo che, appunto, dato i miei trascorsi, ricordo questo giovane, lo posso usare fra virgolette, scalmanato, era uno che non la lasciava passare, era uno che creava tanti problemi, abbiamo avuto anche dei conflitti, delle incomprensioni, chiamiamole così, perché poi il tempo annacca un po' tutto, anche con TVR Xeno e con la gestione della trasmissione che io conducevo il lunedì in diretta dal ristorante Floriano e non solo. Cristian Di Martino, benvenuto, grazie di essere qui con noi, congratulazioni intanto per questo ruolo di responsabilità. Passare da ultras a passare a direttore generale ce ne vuole, ecco, là ti potevi permettere di fare e non rispondere a nessuno. Oggi, ahimè, deve avere a che fare con gli ultras. Diciamo che questa, faccio una correzione. A tutte. Perché la parola ultras è un termine improprio, perché dalle nostre parti non è mai esistito questo fenomeno. Era per identificare il ruolo. Sì. Forse quando frequentavo la curva della Roma. Voglio dire, però anche a Caltagirone non le mandavi a dire, diciamo, cioè, ci mettevi la faccia. Sì, ma è grazie a questo passato che assolutissimamente, ma nessuno può disconoscerlo, anzi mi complimento per questa scelta, perché questa è una scelta fatta di cuore. Cristian Di Martino è uno che è nato col calcio, forse anche in famiglia lo hai sempre vissuto, io me lo ricordo, quindi persona più giusta di lui non poteva esserci, perché i colori bianchi o rossi ce l'ha avuti nel DNA, ce li ha nel DNA, non è un innesto, diciamo che per ardore, per passione, per tutto quello che può essere, lo assimilerei praticamente a un Massimo Parisi. Vabbè, ma voglio dire, con ruoli diversi. Sì. Con ruoli Massimo diversi. È una bandiera. Vabbè, ma voglio dire, tu, dal punto di vista della tifoseria, sei stato uno che non hai mai mollato in questa squadra, che ne ha visti momenti esaltanti, ma momenti di grande depressione, anche come quello che sta vivendo. Per tornare a quello che diceva prima, mio nonno è stato uno dei fondatori del Caltagirone 1947, quindi diciamo, questo è tutto a dire. Appunto, dai, quindi... sì, questa è una tradizione di famiglia, poi per noi è una questione anche sociale, di appartenenza, di identità, quindi per me è una grande soddisfazione e ringrazio il Presidente per la fiducia. La passione c'è, ci sarà sempre, perché insomma è un tatuaggio la squadra locale per me. Però poi professionalmente, per il lavoro che svolgo, sicuramente metterò la mia professione. Cristian? Io sono nell'area manager di una multinazionale.
E quindi il mio obiettivo, anche il mio ruolo è proprio questo, è quello di portare questa professionalità, non che non ci sia stata, ma per quanto riguarda il marketing e la gestione e la logistica, anche in quella che è la mia passione. Io mi metto, per me è servire la città, non lo faccio per altri motivi, che sia ben chiaro, lo faccio perché per me... Si intuisce, no? Che siamo in promozione. La premessa che siamo in promozione. La promessa che ho fatto, oggi più che mai il Caltagirone ha bisogno di spinte di persone che ci credono effettivamente. Dispiace, l'unica cosa, l'unico tasto dolente è non avere con noi Massimo Parisi, che per me è un grande maestro. Ma resta direttore sportivo sempre? No, Massimo non è più direttore sportivo per motivi personali, per motivi suoi. Sconoscevo questo. Per motivi personali, e quindi, ma lo aspettiamo, io spero che ritornerà. C'è un po' di delusione presto. Anche in lui, ricordo l'ultima trasmissione qua con Gianni Amaro. Sì, ma più che altro per amarezza, motivi professionali. Massimo è un grande professionista e ha fatto una scelta, ma noi lo aspettiamo, sono convinto che tornerà, perché Massimo è una bandiera. Ecco, in questa città ci sono tante persone che amano la squadra locale, da Massimo, ma anche tanti tifosi e quant'altro, che oggi magari non ci sono più. Io ricordo da ragazzo, c'erano tantissimi ragazzi, per motivi di lavoro, per motivi di studio sono andati via, ma c'era grande entusiasmo. Io ricordo anche questa emittente che è stata sempre allora, ristorante Floriano del Cavaliere Russo, quindi io mi ricordo il ristorante Floriano, era un appuntamento, io ricordo c'era la fila, assolutissimo, c'era la fila per ma io a te non ti facevo mai entrare. Sì. C'era il veto, vero o no? Così. Diciamo che simpaticamente sei stato sempre uno che sei stato simpaticamente antipatico, diciamo. Però bella questa cosa. Ma sì, dai. Quindi no, l'apprezzo di... tantissimo. No, ma immagino il fatto che oggi ti ho disturbato era un modo, però è vivido il ricordo di una persona sincera, no? Che ci credeva fino all'ultimo. Quanti anni hai ora, Cristian? Quasi 40. Voglio dire, io da quando mi sono approcciato alla televisione e ho avuto a che fare con il Caltagirone, lui me lo sono trovato sempre fra i piedi, sempre in una posizione molto scomoda. Sì, scomoda, perché praticamente voglio dire, non era facile, diciamo, no? C'erano gli ultra che si facevano sentire all'epoca, dai, sì, diciamola tutta. C'era il binomio, allora quello è stato... C'era, come si chiamava, John Grant. Vabbè, Giuseppe, no? Diciamo un Giuseppe è un'altra bandiera. Corrissimo, diciamo, no? Quello che ha portato poi un po' di mentalità da questo punto di vista è stato Franco Schiavone. Perfetto. Che è stato colui che io li conosco, Torino, di nomi, di visi, da Torino, però mi sono sempre, quando conducevo la trasmissione, vi ho tenuto sempre a debito a distanza, okay, diciamo, perfetto. No, per una questione di perfetto. Ma perché non erano le mie corde, diciamo, ecco, non, d'altra parte io non ero, cioè conducevo il programma sportivo, non guardi direttore, gli anni 90 non c'era, gli anni 90, diciamo, sono stati anni bellissimi, assolutamente sì, c'era fermento non solo calcistico, ma c'era fermento politico. Io allora ero, c'era un po' tutto, ero nella, era a destra naturalmente, ero nel direttivo del Fronte della Gioventù, come no, ricordo, quindi questo binomio stadio politica, così come a Roma, a Milano, che ancora oggi c'è un ci po' stava. Di meno, era, diciamo, per i giovani di allora era bellissimo, era vivo. Poi i metodi, i modi sono tutti da contestabili, però c'era fermento, quello che manca oggi. Ha visto, il bello è quando io ho appreso di questa notizia, dico io lo invito, perché mi piace la parabola tua, mi segue? Perché è una parabola quasi da favola, diciamo, no? Io so, conosco perfettamente la tua famiglia, che è stata sempre legata alla squadra del Caltagirone, tu da ragazzino praticamente sempre là a svolgere opportunamente il tuo ruolo, attenzione, io che ti guardavo a te e gli ultras con un po' di distacco, perché tante volte non condividevo, diciamo, certe scelte, no? Certe intemperanze, certo modo di fare. Anche quando mi sono trovato molto vicino alla dirigenza, ho cercato di tenere ognuno al proprio posto, sbagliando, indovinando, però ripeto, il risultato è questo. Ed è bello vederti oggi che sei cresciuto, ma in te tutto è cresciuto, anche l'amore e l'attaccamento a questa città e ai colori bianco-rossi, quindi è stata un'evoluzione, quindi non me ne volere. No, assolutamente. Se guardando nel passato, sto facendo un'ammenda mia, però sono gratificato nel vederti, di vederti oggi in questo ruolo, e non sono sulla riva del fiume per vedere cosa ora riesci a fare. Credo che il ruolo più giusto non ti si poteva dare. Grazie. Perché hai acquisito professionalità,
ti ho seguito anche nelle poche trasmissioni dove sei stato presente in questi anni con Gianno Amato, ho visto che c'è stata una maturazione, ma dovuta all'età, all'esperienza, l'essere inglobato anche nelle dirigenze, diciamo, no? Perché hai avuto modo di toccare con mano tutti gli stadi, diciamo. È dal 2005 che sono. Bravissimo, perfetto. Per cui voglio dire, tu... il famoso Ramacca lo portiamo noi. Perfetto. Quindi tu sei cresciuto, hai avuto questa evoluzione, ma l'hai avuta responsabilmente. L'amore e l'affetto per i colori biancorossi mutavano a secondo la tua crescita anagrafica e professionale. Quindi voglio dire, questo ti ha messo nella condizione di assumere oggi questo ruolo, che è un ruolo notevolmente delicato. Lo so. Cioè, quello del direttore generale, voglio dire, è quello che tiene le fila di tutto, diciamo. Quindi non puoi più permetterti le intemperanze. Io quando penso, ma per chiunque, penso ai periodi storici, cioè io non faccio valutazioni, dico che quelli sono periodi storici, indipendentemente dall'età, erano periodi storici diversi. Se avessi avuto 20 anni in questo periodo, magari non avrei fatto quello questo, che ho fatto. Chiaro, quelli erano chiaro. Anni di grande fermento politico, di stadio, di tifoseria, di subculture. Allora parliamo anche dal punto di vista musicale, ecco. Certo. Dal metal, tutto il resto. Quindi i ragazzi seguivono queste mode, erano anche delle mode, oltre ad essere delle subculture. Quindi, però questo ha fortificato la mia passione per questa squadra e per questi colori, che per me non è solamente gioco del calcio, cioè non è solo uno sport di cui sono appassionato, per me è un modo per dimostrare il mio amore verso la città. E quindi il mezzo popolare come il calcio è il mezzo migliore per dimostrare proprio l'attaccamento e l'identità alla città. E penso che cercando di coinvolgere più persone possibili da questo punto di vista possiamo far bene. Cristian, cosa prevedi di fare? Come vorrai spendere in questo momento di grande crisi che sta vivendo il calcio caltagirone, all'indomani di una retrocessione, voglio dire, la speranza di essere un ripescaggio non mi pare ci sia la possibilità, no, perché quindi bisogna, perché due volte di seguito mi pare no, non è per questo, è una scelta vostra. Voglio dire, c'è una scelta, non, non chiediamo ripescaggio per un altro motivo, perché comunque la retrocessione l'anno scorso, seppur dolorosa, a me interessava e alla maggior parte interessava la continuità. Ci sono state società nel passato, Atletico Catania, Giarre, si salvavano e poi morivano, cioè l'obiettivo era la continuità. Io ritengo che sia più importante partire da una promozione, fare bene in promozione, creare uno zoccolo duro, anche coinvolgendo molti ragazzi, chiaro per trovarci poi fra 2 o 3 anni la possibilità, anche se tutto il progetto resta legato sempre alla disponibilità dello Stato Agesilao Greco, che noi stiamo seguendo e siamo fiduciosi nell'amministrazione comunale affinché possa risolvere. Siete sempre al Pino Buongiorno, giusto? Questo siamo al Pino Buongiorno. Gli obiettivi principali innanzitutto sono quelli di lavorare in sinergia con l'amministrazione per cercare insieme, in modo dialogico e non dialettico, di risolvere questo annoso problema della Gisela Greco, perché solo attraverso quella struttura potremmo attrarre investitori e investimenti per il futuro calcistico. Però bisogna essere realisti, non sarà da qui all'inizio del prossimo campionato. Non sarà assolutamente, giusto. Ci sono i tempi che ci sono. Questo dobbiamo c'è una tempistica, certo, ci sono dei tempi. Quindi ma nell'immediato, oggi, perché la squadra bisogna scrivere entro la fine di luglio, mi pare, no? Sì. State già lavorando? Noi siamo già al lavoro. Quello che voglio fare io è innanzitutto pianificare tutto, così come faccio nel mio lavoro. Pianificare tutto dal punto di vista sia tecnico che logistico e marketing, quindi pianificare nei tempi giusti. Quindi io conto che entro la fine di giugno già avere tutto chiaro sotto ogni settore, in ogni settore, in modo che poi possiamo adoperarci per iniziare a svolgere quello che abbiamo pianificato. Aprire le porte, nel senso di avvicinare sempre più sponsor. Lo stiamo facendo, lo inizieremo a fare attraverso un'operazione di marketing che abbiamo già in mente, e quindi cercheremo di coinvolgere sempre più possibile gli sponsor, ma che siano e gli possano diventare partecipi del progetto, non chiedere di entrare in dirigenza, ma di essere partecipi del progetto, non dare la loro sponsorizzazione e scappare. Quindi coinvolgere il più possibile, grazie al lavoro dello staff che poi avremo modo di presentare, il lavoro sui social è importantissimo. Io ricordo che noi abbiamo una pagina su Facebook di più di 8.000 utenti, considerando che ci sono squadre di serie B che ne hanno 5.000, 4.000, noi superiamo le 8.000, abbiamo 40.000 visualizzazioni giornaliere,
quindi abbiamo una visibilità enorme e stiamo parlando di una squadra in promozione. L'obiettivo è quello di far bene, l'obiettivo è quello di gettare le basi, di coinvolgere, ma soprattutto di far attaccare i più giovani ai colori della città, perché io sono convinto che attraverso il calcio i ragazzi giovani che negli ultimi 18 anni non hanno visto nulla dal punto di vista calcistico, ben poco, attraverso il calcio possono iniziare ad identificarsi nella città. Questa città è una città che ha voglia di grandi eventi, l'abbiamo visto col Giro d'Italia, certo. Chi era appassionato di ciclismo? Pochi, eppure eravamo tutti lì in strada, quindi se riusciamo a fare questa operazione anche dal punto di vista calcistico la città ci risponderà. Allora, una curiosità soltanto, prego. La tua squadra nazionale per chi tifi che sei? Non io sbagliare sono... che... No, io sto sbagliando, già so che sto sbagliando, io sono... Non mi dire allora. Io stranamente, ecco, per essere un po' fuori dal coro, ho sempre messo la mia città al primo posto. Vabbè, questa va bene. Però simpatizzo e nel passato ero molto anche accanito della Roma. Della Roma. Vabbè, sì. Guarda, ci siamo. Guarda, quello ti è ecco, lì la parola ultras cadeva a pennello. Ci sta perfettamente quella, ci sta perfettamente. Devo portare qualcosa, quella fotografia mia in curva sud. A Roma? A Roma, naturalmente. Cristian, in bocca al lupo, buon lavoro, so che non è un percorso semplice, la strada che hai davanti non è facile, però, ripeto, per non ripetermi, il tuo percorso non è stato mai agevole e quindi sai perfettamente come muoverti, perché di tutto si può dire lì fuori che non sei uno che non conosce i meccanismi del caltagirone o del calcio, diciamo, ecco, li conosci tutti, ma... dalle fondamenta, perché le hai vissute, quindi voglio dire, questo può essere un buon inizio, un buon viatico per cercare di fare meglio. In bocca al lupo e ci vediamo prossimamente. Grazie, va bene. A presto. I capelli bianchi comunque pure a testa, sto vedendo oggi, va bene. In bocca al lupo, alla prossima, grazie. Grazie, pausa pubblicitaria, lascio il microfono a Enzo Nicoletti che va a condurre la fine della trasmissione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, buon fine settimana e noi personalmente ci rivediamo martedì prossimo. Alla prossima.